Veniamo da quasi un mese di disagio per l'utenza perché, come tutti saprete, perché ringraziando il cielo comunque i giornali ne hanno parlato, e la piscina comunale quasi un mese fa ha chiuso i battenti perché è stato trovato il batterio della Legionella. E, è stata una sorta di odissea perché prima di tutto si è dovuta cercare una ditta che potesse fare diciamo questa operazione fino a quando si è trovata e poi si sono fatte le analisi delle acque e praticamente la situazione è stata sbloccata alla fine della scorsa settimana. L'assessore aveva scritto sulle sue pagine Facebook che l'impianto sarebbe riaperto sabato o lunedì e in realtà diciamo ha riaperto a mezzo servizio, ha riaperto ieri a ora di pranzo a mezzo servizio perché la vasca coperta risulta ancora inagibile perché c'è un problema alla pompa che purifica praticamente l'acqua, quindi l'acqua è torbida, non è in questo momento in Ciò grado di. E ovviamente causa disagi a tutta l'utenza. chiaramente perché per fortuna la piscina olimpica diciamo, è fruita da tantissime associazioni sportive dilettantistiche, ma anche da tantissimi utenti del nuoto libero che in questi giorni finalmente erano riusciti ad avere la loro prenotazione, avrei sbloccato le prenotazioni sul sito del comune, però poi invece in realtà oggi la piscina interna era chiusa e questo chiaramente crea moltissimo Un disagio. problema, quello della vasca coperta, che si unisce ovviamente a qualcosa che già c'era di pregresso, ovvero i problemi della tribuna. Chiaro, diciamo è tutto un problema qua. E bisognerebbe capire e trovare il bandolo della matassa perché i problemi veramente si intersecano l'uno con l'altro. E tra l'altro, dico, fra pochi giorni ci sarà Ecco, c'è la finale di la LEN, finale di Coppa LEN del Telimar, un traguardo incredibile si rischia di che la giocare a città ha porte chiuse. raggiunto finalmente e si rischia di giocare nuovamente a porte chiuse come di fatto il Telimar ha giocato a porte chiuse fino alla scorsa partita. Quindi questo è un problema gravissimo che una città come Palermo, davvero questo problema della tribuna è oramai saranno decenni che si pone, Un'opera diciamo. che è inserita appunto tra le opere, il piano triennale delle opere pubbliche. Un'ultima domanda, Giulia, ovviamente c'è questa convention nel fine settimana organizzata dal PD, di cui fa parte anche l'assessore Petralia, relativamente allo sport. Diciamo, ti senti di fare un appello proprio alla luce di questo incontro? Allora, io dico sempre dalle mie pagine personali, faccio tanti appelli. Diciamo, non voglio parlare male di nessuno, però è pur vero che diciamo, coloro che finora, negli ultimi 10 anni, hanno governato la città, e credo che lo sfacelo di questa città sia sotto gli occhi di tutti, io mi occupo di sport, quindi soprattutto sotto il profilo dello sport. Oggi rispondevo ad alcuni utenti Facebook dicendo esattamente questo. In realtà sono 10 anni, quindi 10 anni consecutivi di gestione di questa città e se lo sport a Palermo ha avuto qualche cosa è grazie all'impegno quotidiano delle società sportive dilettantistiche o delle ONLUS che si sono fatte carico di piccole, grandissime cose in questo caso, perché veramente una città che è la quinta città d'Italia che non abbia una visione, un piano per lo sport è veramente impensabile, impensabile.